raga, sono qui con il mio bro del ghetto, il mio nuovo amico. Quello là della birra Moretti, raga, è proprio lui, in versione marocchina, è bellino. Basta che te le sai cercare. Sono nel bel mezzo di un villaggio marocchino. Questo qui dovrebbe essere uno dei villaggi più caotici che ho visto finora, perché sono curioso di provare un pochettino tutte le attività, ma più che altro sono curioso dei barbieri marocchini. Com'è che tagliano i capelli? Che strumenti usano? L'igiene come sarà qui? Perché guardando la strada e guardando un po' la situazione, non è che il top dell'igiene, però fidatevi, sti posti sono fighissimi. Giuliano Estraneo. E poi abbiamo anche i due bro. Salamale. Bro, questo qui è tipo uno dei villaggi più movimentati del Marocco. No. Ma io voglio capire, cioè raga, è davvero giungla qui ovunque vai? Io voglio capire dove è un barbiere, ci deve essere per forza. Vado a chiedere un attimo, Chauffeur? Sì. Raga, io mi leverei dalla strada. No, tranquillo, è bello farsi questo. Ok. Raga, gli ho chiesto il chauffeur e il barbiere mi ha portato in un mini market. Una cosa che ci tengo a dire, ho fermato la prima persona per strada, raga, gli ho chiesto un'informazione. Questa persona, con tutta la tranquillità del mondo, si è fermato da quello che stava facendo e mi accompagna. Ma non è che dici, sì, sei stato fortunato. No, raga, qui sono tutti così, come tutta bella. Hassan. Cosimo. Giuliano. No, raga, si entra dentro. Bro, questa è la vera Marrakesh. Bro, ma sei sicuro che lo devi proprio fare? Bro, devi stare tranquillo, con me stai chill. Grazie mille, raga, abbiamo trovato il barbiere, non ci voglio credere. Attenzione con il telefono. Attenzione? Per cosa? Perché ti cippano. Posso? Ok. No, vabbè, raga, spettacolare. Io ho Cosimo. Ok. Mi siedo a chi? Sì. Oddio, raga, spettacolare. Fantastic. Visto che siamo in un villaggio, qui è difficile che parlano il francese o l'inglese, parlano soltanto arabo. Però intanto mi metto questa cosa. No, raga, è spettacolare. Quella. Però io ora sto metabolizzando che mi farà un taglio di merda. Bro, pelat. Like this, bro. Like this, yeah. That's good. It's good. Okay. Aki. Okay. Aki. Aki. Così. E aki. Zero. Io non ho capito. Allora, al posto di farti lo shampoo. Infatti, al posto di farti lo shampoo ti mettono lo spray. Posso. Ok, si parte, raga. La macchinetta fa un po' più male, cioè come se non avesse quelle protezioni. Non ha cambiato le destine, dici? Ma c'è strada. È lì, bro. Ma se gli riesci, bro. Hey. 40, quello è 40. Ci tengo a specificare che prima di entrare il barbiere ci ha assicurato di essere attenti, perché qua fuori ci scippano. Esatto, no, perché questo qui è un vicoletto che fa parte del quartiere principale che vi ho fatto vedere all'inizio. Qui è proprio favelas, raga. Però io la verità mi sento tranquillo, sono onesto. Ci vuole coraggio, eh? Coraggio anche da parte tua. Però raga, io tramite questo video vi faccio vedere che effettivamente non succede niente se tu vieni qui con buone intenzioni. Al massimo ti rubano i vicoletti e il cellulare. Oh mio Dio, che peccato di nuovo insieme! Devo fare un attimo la linea, me la voglio creare io la linea, altrimenti lui non riesce a capire dove deve fare la linea. Quanto sei bello! Quanto sei bello! È tutto grazie a lui, bro. Grazie a lui. Yeah. Bro, gli ho fatto un zoom bellissimo. Tra, secondo te quanto pagheremo? Quanto pagheremo? Secondo me 100 dirham. Sì. Ma che 100 dirham sono 10 euro. In Italia pago 10 euro. Ma qui tutti i 2 euro ti chiedono, secondo me. Il bro tra poco ci farà scoprire il prezzo. Come tutto appena? Dammi la mano. No, perché vedere un bambino da che vuoi. No. Gli ho appena dato la mano al bambino, l'ha cacciato fuori. Ah, poi io finora non mi ero concentrato sull'estetica. Televisore anni 90 che ci sta, no, guarda che cosa sorregge il televisore.
cosa. Però cos'è che sorregge il televisore? La Bibbia, bro. Oh, non ci credo. Ma il locale è bellissimo. The Bible is keeping the TV. Il locale però è molto caratteristico, raga, è spettacolare. Il tè! Grazie. Puzza un po'. Ragazzo, te è buonissimo. È spaziale, non sto scherzando. Ma io lo bevo volentieri, ma che me ne frega, voglio obiettivi. Onestamente faccio che non c'è il cervello. Grazie. Non sto soffrendo, ve lo giuro, raga, perché ho paura che me li tagli tantissimo. Io ci tengo i miei capelli un minimo. Onesto, dietro, bro, davanti ci stanno. Ci stanno. Secondo sì. me ci stanno pure dietro. Minchia, quanto hai sudato, bro, c'hai tutti i capelli. Ma io sto sudando troppo, raga, ma anche perché ho paura che me li tagli male. Ma a parte gli scherzi, raga, cioè, non... Ma voi mica state con la paura che vi derubano, onesti. No. Ma dentro. Allora, dopo sei volte che me l'ha detto, a un certo punto. Ma voi puntate sempre su sta cosa, no, che ti derubano. Il punto è che chill. È tipo il checkpoint per stare tranquilli. Ah, qui facciamo il salvataggio della vita. Capito? Così è il poche show. Da un punto di vista intellettuale sono d'accordo con quanto detto da Giuliano Senatore. Posso sponsorizzare il mio barbiere? Vai, sponsorizzalo. Il mio barbiere in Italia, Domenico Osio, Barber Rocca Piemonte, il numero uno. Non che prima fossi bellissimo, ma mi sento più bello di prima. Cioè, credevo mi rovinassero i capelli, invece top. Mi asciuga il sudore perché voglio sto suranna a manga che, ma qui ci sono 40 gradi. No, raga, ma usa la tecnica che uso io! Sta usando la tecnica che uso io per fare i capelli! Oh, oh, oh! Attenzione, bro! Guardi, sta schiaffeggiando, fra. Oh, ma sai che io so che qua fanno anche tipo i massaggi? Tu fu un massaggio? Happy ma... ending. Raga, mi dovete dare un giudizio da 1 a 10. Giuliano Estraneo, un giudizio da 1 a 10. Oh, fra almeno 8 e mezzo. Già la Bosetti. Bravo. Ci sta. 8 più. Io voterò un look. Aspetta, rotia di qua, rotia di là. Wow. Really amazing. Really amazing. No, dai, bro, cioè, mi aspettavo me li rovinasse. Certo, non è il top, è buono. Ma mi aspettavo me li distruggesse, ci sta. Adesso verdetto finale, perché non mi capiva. Cioè, perché magari verdetto finale. Quanto spenderemo? Secondo me 50, dirà. Ok. Ho una cheese, flusso. Flusso. Come vuoi? Faccio io. Ok, tieni un attimo. Quanto vuoi? Raga, mi ha detto quanto vuoi. E io mo, c'è già la cinta. Sì, almeno. This is for you. Momento scioccato. Raga, ha fatto una faccia che voi non avete idea. Vi voglio dare un abbraccio. Ciao, ciao. 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 Passami i miei amici. Ok. Raga, è stato spaziale. Ciao bambino, ciao. Ma che vuole forte, Raga, è stato surreale, cioè, non so se l'hanno inquadrato dal telefono, appena gli ho dato i 100 dirham, lui ha fatto tipo... Ha respirato. Ce ne andiamo di là in quei mercatini e vediamo se ci sono altri negozi particolari. Cos'è questo? Che è sta cosa? Ah, ma è chiuso. What fruit? Bisogna tagliare. Mango. Io Cosimo. Ok. Perfetto. Gracias. Guarda il bambino com'è bellino il bambino. Cioè, sono l'unico che crede che i marocchini non mi fanno niente, ma dopo che ho perso un portafoglio per strada e me l'hanno restituito, sto a posto. Questo si è avvicinato a te così. Fra, ti ha fatto così. Oh, Cosimo, guarda, è stato così. No, allora posso. Ok. Posso dire che un minimo, però un minimo sono vostre fissazioni. Ma può succedere, che può capitare. Ce l'ha detto il 6. Una cosa che non vi ho detto, perché io tutta sta zona me la so già controllata qualche giorno fa. Lì più avanti c'è praticamente un villaggio che sono in condizioni ancora peggiori, sì. Fra. Però bro, ascolta, coffee, rigenera. Porco due, bro, a un centimetro. Ok, caffè. Allora, caffettuccio. Però raga, adesso prendiamo il caffettuccio. Dopo dobbiamo fare la spesa e poi andiamo nel villaggio. Ok. Merci. C'è da dire che comunque la location, bro, è un po' così, lascia un po' di ci sta. Ci sta, bro. Ci sta. Gli occhi verdi. Oh, bellino, c'è pure Charm. Ma raga, ferro. Oddio, com'è bellino. Com'è bellino, gatti, bellino. Già da Bosetti dà da mangiare ai cani, ma ha paura dei gattini piccolissimi. No, lei è già da Bosetti. Ma come ti fa a far senso, scusami? Oh, però voglio l'assaggio del caffè. Allora, sono in... Zoom benissimo sullo zucchero. Aspetta. È sporco, c'è un pelo. C'è un capello. Fra, aspetta. Assaggio il caffè. L'hai lanciato contro il gatto.
fatto! No, bro! Mi dispiace. Bro, ma l'hai buggato! Ti prego, portiamolo a casa! Ma se dispiace. Tu finora non lo volevi toccare il gatto! No, non lo tocco, però mi dispiace! Accarezzalo! No. Ora, no, lo accarezzi ora! No. Giada, devi superare questa tua paura dei gatti! Ma no! Non è la paura, non mi piacciono! Alzati, Giada! No! Alzati! Ma mi fanno fallo schifo. Per me! Fallo per me! Fai, vieni qui! Frate, non ti preoccupare! Ma no, fra, ma easy, ma che malattie devi ma avere? Ma bro, ma non accarezzarlo. Ma poverino. Giada, fallo. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vai Giada, è il tuo momento. È una carezza. Dai, una carezza decisa. Lui è il diavolo, vai, fallo. Ma che diavolo, fra, sono uno che c'ha un minimo di igiene, porco di... Fallo Giada, fallo. Mi dispiace perché non ho cibo. Dai, dopo gli portiamo il cibo, vai. Supera la paura, vai. Cazzaro. Vai. Ok. Ci voleva tanto? Sta soffrendo, raga. Giadoschi, è arrivato il tuo momento. Missione ritrovare il gattino. No, ma è scomparso. È scomparso, raga. Vabbè, Giada, io ti direi appoggio un po' di pane tipo qui. E lo mangerà. Vai, vai, ci sono, ci sono. Oh, eccolo lì, stava mangiando, voleva mangiare, raga. Ehi, eccolo. Dai, mangia, bro. Lei è Giada Bosetti e prima aveva paura di accarezzare un gatto. Vedi? No, raga, aveva un botto di sete. Aveva troppa sete, raga, guardate qui. Guarda, non si ferma. Giada Bosetti è una donna da sposare, signori. È una no, donna ragazzi, da sposare. Sono super sensibile sugli animali. Allora, ragazzoli, ultimo step. Adesso ce ne andiamo in questo supermercato locale, che tra l'altro i colori sono spettacolari. Facciamo un botto di spesa e poi ce ne andiamo in un villaggio di berberi e gli regaliamo tutto. Allora, Giadoschi, cosa potremmo regalare ai bambini berberi? Ma non per il gatto? Ma tu pensi al gatto e non ai bambini? Decidi tu qui, dei dolci. Dai, tutti i dolci da dare ai bambini. 12 dirham. Ok. Ti do anche la mancia. Estraneo, prendi questo per favore. Ok raga, mi sto facendo accompagnare con tante bottiglie d'acqua. Thank you. Your name? Majid. Majid. Io sono Cosimo. Cosimo. Grazie. Perfetto. Allora. Bro, a me capita tutti i giorni. Beh, raga, sono Steven Baslari, proprietario del number di Brescia. This egg. Allora, yes. Oh. Ragazzi, prendo il latte, le uova, il pane. Top raga, no, va bene, va bene. Ok raga. Let's go. Ho appena creato senza volerlo la scuola della beneficenza. Let's go. Lewandowski, Lewandowski. Oh cazzo, letti ragazzi. No vabbè raga, guardate dove vivono. Viva la figa. Viva la figa. Viva la figa.